Sarà una serata molto particolare, con un menù medievale, tutto il resto sarà poi da scoprire. Questa è una prima. Un evento dove il teatro arricchisce le pietanze, un po' come una spolverata magica. Le persone, tra un piatto e l'altro, hanno, speriamo, l'occasione di essere catapultati in altre epoche, in altri ambienti, e questo lo può fare il teatro con la sua magia, perché ovunque può esserci teatro. Per esempio lo chef si potrebbe rendere conto che è ora di andare, altrimenti mi attacca lo stinco. No, no, puoi fare tutte le domande che vuoi. Era una teatrata questa. Ah, okay. Non si è capito? Signore e signori, a tavola! Mia madre ha preso questo posto da quasi 20 anni. Sono cresciuto qua dentro, diciamo, la sento un po' anche casa mia. Durante un tour che si chiama Food and Wine Tour, qui a Locarno, una delle tappe è proprio qua, la Caverna degli Dei. Il nostro grotto è del 1600-1700. Abbiamo fatto un grande lavoro di sabbiatura sui muri e di ristrutturazione, di mantenimento anche dello stato originale delle mura. Abbiamo voluto riportare un po' quell'antichità che ha questo posto. Abbiamo avuto quest'idea di coinvolgere anche degli attori, di fare delle serate un po' teatrale, culinarie, mischiare queste due cose. In una storia che si compone fra una portata e l'altra. Gli ospiti saranno intrattenuti insieme a questo menù medievale. Il primo palcoscenico l'ho calcato a 12 anni, quindi sarà una trentina d'anni che ho scoperto il mondo del teatro. Il teatro è dentro, un mondo che ho voglia di fare sempre uscire anche in contesti diversi da quelli di un palco. Leonardo ha scritto queste cose. Non mettere bocconi masticati nel piatto del vicino. Aiutiamo già gli attori per il loro tour che svolgono a Locarno, il tour gratuito che si svolge martedì mattina. Li aiutiamo per dargli tipo un camerino dove si possono cambiare e tutto. Abbiamo sempre fatto questo comunque gratuitamente per loro. C'è stato sempre un buon rapporto con loro, sia con loro sia con la guida turistica Patrizia. La Scintilla ha un nome, si chiama Patrizia Carminati ed è una guida, la presidente anche dell'Associazione Guide della Svizzera Italiana. L'Associazione delle Guide esiste dal 1998 ed è proprio tramite queste attività che ho conosciuto Davide Gagliardi. Un giorno si è parlato per caso di questo albergo e della direttrice, la signora Catherine Canalga, che anche ama eventi un po' particolari. E allora, quasi per magia, quasi per caso, è uscita proprio la frase tra lei e me, guardandoci negli occhi: perché non facciamo una serata dove i personaggi di cui parliamo o che presentiamo di solito ai turisti in città escono nell'albergo, nel grotto e animano la serata tra una portata e l'altra? Ci siamo detti subito: yes, we can do it. Ispirati dai personaggi contemporanei ma anche storici nel Ticino, e ci hanno portato oggi a questa cena. Ci siamo conosciuti circa 12 anni fa con l'idea di fare delle visite guidate in costume, e adesso questa è una prima, proprio perché fino adesso avevamo fatto delle visite a piedi nelle città, anche nel Bellinzonese, con diversi personaggi contemporanei come l'anno scorso per esempio Livio Vacchini durante il Film Festival. Oggi vogliamo fare una prova per capire le tempistiche, i feedback dei clienti, come sarà la cena, troppo lunga, troppo corta. Vogliamo un po' capire come funziona. Sono un po' dietro le quinte, no? Mentre gli attori fanno le loro performance. Beatrice, dove siete? Mio caro Ludovico! Il Moro! Tutti definiscono un genio che qualsiasi argomento affronta. Per me è una cosa nuova, sono molto curioso e molto entusiasta di scoprire cosa ci sarà oggi, come uscirà la serata. Abbiamo fatto già delle prove sulla parte teatrale, ho avuto comunque modo di assaggiare anche il menù. Ci teniamo a fare le cose con dei professionisti, iniziare dal menù, tutto l'equipe della Caverna degli Dei, che sono dei professionisti per la cucina e per il servizio, Davide e Luisa, i due attori, anche loro dei professionisti, perché quello che vogliamo che sia veramente una serata di livello, non semplicemente qualche scenetta, deve essere veramente una serata speciale e unica. Questo è il nostro obiettivo. Basterà collegare questo rivellino che costruirò a Locarno con la fitta rete di cunicoli già esistenti che scorrono sotto la città, proprio come il fiume, ma più sotto. Questo cunicolo, appunto, da qui si andava al Castello Visconteo e probabilmente anche Leonardo da Vinci faceva questo percorso. Delle piccole curiosità legate alla storia e al territorio. Per esempio, tantissime persone sanno che a Locarno c'è un rivellino leonardesco, perché è proprio progettato da Leonardo da Vinci. Ma cosa ci fa lì questa costruzione sotto al castello di Locarno, quello che rimane del castello, e perché Leonardo l'ha fatta lì? Chi gli ha commissionato di costruirla? E poi ancora, questa famosa Gioconda, per esempio, la Monna Lisa,
chi è in realtà. Lo scopriremo perché il cuoco, lo chef di questo albergo, di questo ristorante speciale, ha un segreto che non posso dire adesso chiaramente, ma molto molto legato a questa opera sublime di un artista geniale che è Leonardo da Vinci. Tra l'altro Leonardo da Vinci, ma non ditelo a nessuno, sarà proprio qui anche lui. Arriva addirittura dal passato. Saprete sicuramente trovare una soluzione. I costumi sono stati realizzati dall'Atelier Azzurro di Deborah Erimparini, una costumista che ho conosciuto qualche anno fa in occasione di uno spettacolo teatrale. Collabora anche con il Teatro Paravento. A mio dire bravissima, perché quei costumi non sono solo costumi di scena, sono secondo me proprio la pelle che veste gli attori, e anzi noi attori, io e Luisa Ferroni anche, che si sta preparando perché fra poco iniziamo e siamo tesissimi. Dicevo, io e Luisa Ferroni, indossando questi costumi di Deborah Parini, diventiamo già personaggi. Potremmo stare muti, ma siamo quelli. E soprattutto perché Deborah dell'Atelier Azzurro ha dedicato veramente tempo e passione con tutti i dettagli. Per esempio anche i bottoncini sono neri e non è un caso, poi si scoprirà perché a cena. Ci saranno due date a ottobre, due date a dicembre, una in italiano, una in tedesco. Il 27 e il 28 ottobre, il 16 e il 18 dicembre, sempre alla Caverna degli Dei, qui dalla Piazza Grande di Locarno, Caverna degli Dei dell'Hotel America. Una serata è in italiano e la serata successiva è in tedesco, quindi wir sind bereit für alle natürlich. C'è la possibilità comunque per i gruppi di riservare date al di fuori dalle date già programmate. Per esempio per una cena aziendale possiamo fare questo stesso evento solo per questo gruppo privato. Da quando abbiamo parlato forse la prima volta, quasi due anni, poi ci sono voluti diversi incontri, c'è tanto lavoro dietro per coordinare tutto. Soprattutto per gli attori, per creare il copione. Noi comunque siamo stati abbastanza veloci nel trovare cosa inserire all'interno del menù. Speriamo che sia gradevole, divertente anche allo stesso tempo, e speriamo che gli ospiti passino una bellissima serata. Sono molto curioso di vedere come uscirà. Io devo andare in cucina perché proprio arrivano gli ospiti e soprattutto... No, non ve lo dico. Arrivo! Voglio vedere voi rinchiusa nella cantina dei vini per anni con questi odoracci insopportabili. Se voi non sareste scappato! Perché non me l'avete detto prima? Noi ora a malincuore vi dobbiamo dire addio!